È arrivato il momento di spegnere le luci della casa del Grande Fratello VIP 6. La finale ha portato alla vittoria di Alfonso Signorini. Ha deciso di iniziare l'ultima puntata con un video dedicato ai concorrenti rimasti in gioco: Barù, Davide Silvestri, Delia Duran, Giucas Casella, Jessica e Lulu Selassie. Ma non è stata questa la prima vera sorpresa per i vipponi. Il conduttore li ha raggiunti, varcando la famosa porta rossa. Vedendolo e restando frizzati, i cinque concorrenti non hanno trattenuto l'emozione. Occhi lucidi, mentre il padrone di casa ha salutato ognuno di loro. Eccoci qua, siete pronti per una serata che credo porterrete a lungo nel cuore, credo finché vivrete. Sono esperienze irripetibili, ve le godrete fino alla fine, è la vostra festa. Sono voluto venire qua per dirvi grazie. Se siete arrivati fino a qua è perché lo meritavate, e ovviamente subito dopo è arrivato il momento di celebrare tutti coloro che hanno preso parte a questa sesta edizione del reality show, con il video dei best moments. Prima di chiudere il televoto che ha decretato il quinto finalista, il conduttore ha chiesto a ognuno di loro di descrivere le sensazioni di questa finale. La puntata è andata avanti con la simpatia di Giucas Casella, che nei giorni scorsi ha fatto divertire tutti con uno dei suoi trucchi di magia. Ed ecco che Signorini ha proseguito con le incomprensioni nate tra le sorelle Selassie e Barù. Jessica e il nipote di Costantino della Gherardesca hanno confermato in parte la rivelazione di Lulu. Sotto la capanna le loro labbra si sono sfiorate. Per le due principesse è stata riservata una graditissima sorpresa. Hanno ritrovato Clarissa, con cui si sono esibite cantando uno dei successi di Selena Gomez. Dopo aver riabbracciato suo figlio James, invece Giucas Casella è stato eliminato al televoto con il 30% dei voti. Al contrario, Jessica ha conquistato il posto da quinta finalista, con il 70% dei voti. We'll be right back.